Buongiorno amici di Ombre in Pils, oggi vi porto a visitare un birrificio nella zona nord-est d'Italia, precisamente in Brusta, nel comune di Bibbione, provincia di Venezia. Ed è con noi l'amico Gianluca Feruglio del birrificio B2O. Ciao Gianluca. Ciao Gianluca e buongiorno a tutti. Bene, con Gianluca ci conosciamo da diverso tempo e assieme a lui vorrei ripercorrere la storia del suo birrificio, che inizialmente, quando ci siamo conosciuti, aveva la sua sede in centro a Bibbione, proprio nel centro della cittadina, con un impianto che ci descriverai e che ha visto l'inizio della tua produzione, diciamo così, artigianale di birre. Si parla del 2014, Gianluca, no? Sì, esatto. Allora, il birrificio è nato nel 2014, come dicevi tu, in centro a Bibione. Avevamo fatto quella scelta, diciamo che per dare una. Avevamo sperato, diciamo, nel buon frutto, nei buoni frutti del turismo della zona di Bibione e di Caorle, che come si può immaginare è abbastanza fiorente. Anche se poi dopo questo periodo qua. È partito tutto quanto da me e da mia moglie, lei che mi ha aiutato un po' nell'impresa, e diciamo nel giro di poco tempo, fortunatamente le cose sono andate discretamente bene, le birre sono piaciute e noi siamo riusciti a portare avanti quello che era un po' il percorso che ci eravamo messi in testa, che era quello di dare una continuità non solo di produzione, di pura produzione, quindi di tipi di birra, ma anche di qualità della birra e di materie prime con le quali facciamo le birre. E quindi per fare questo anche l'acquisizione dei campi e la possibilità anche di coltivare quantomeno l'orzo con cui facciamo la birra. La maggior parte dell'orzo con cui facciamo la birra. E per questa ragione ci siamo trasferiti nella Brusta di Caorle, non di Bibione, ma tecnicamente sarebbe più vicina a Bibione, ma fisicamente è comune di Caorle, quindi abbiamo cambiato comune, ma l'area geografica è esattamente la stessa. Diciamo che in più abbiamo guadagnato anche l'essere all'interno di un'oasi naturale, perché la Brussa è la zona che ancora resta incontaminata di tutto il nord Adriatico e probabilmente anche un pochettino di più, sia come territorio e sia come spiaggia, perché comunque continuiamo ad essere a un passo dal mare, siamo a 1 chilometro dal mare. E in qualche modo io continuo a dire, penso che questo clima si faccia sentire anche nelle birre che produciamo e nelle materie prime delle birre che produciamo, anche se poi dopo probabilmente per i più sono tutte cose un po' complicate da sentire, ma io che lo faccio lo vedo anche soltanto in come vanno le fermentazioni, anche come cambiano a seconda della stagione, come cambiano in funzione del tempo, delle basse pressioni, che in tanti continuano a dire e a pensare che siano un po' cose superflue, però io continuo a sostenere che si debbano contare e soprattutto contino poi dopo anche alla fine della produzione. Questo è un aspetto, in effetti, che sì, del quale se ne parla sinceramente poco. Lo sento, questa è una delle prime volte che lo sento, e in effetti ha sicuramente le sue influenze. Faccio un passo indietro, ti volevo fare un'altra domanda. Intanto, nonostante ti sia venuto a trovare diverse volte, ho imparato oggi che il comune non è Bibbione, ma è Carole. Beh, non si smette mai di imparare. E voglio fare un salto indietro ancora prima del 2014, perché fondamentalmente poi tutto nasce sempre dalle nostre passioni, no? E tu parti, diciamo, come appassionato di birra, non solo di birra, anche di vino, di produzione casalinga di birra e di vino. Ma qual è stata la scintilla che ti ha portato ad iniziare ad interessarti alla produzione di birra, anche se inizialmente in ambito casalingo? Te lo ricordi?
Beh, nasce tantissimi anni fa. Diciamo che non c'è una vera e propria scintilla che è scattata, ma è una passione che risale ancora agli anni 90 e quando probabilmente risale al periodo in cui la produzione di birra casalinga usciva dalla clandestinità. Cos'era, il 93 forse? 92, sì, mi sembra che la legge 92, sia del 92. Esatto, quindi probabilmente da lì in poi, perché con qualche esperimento avevano cominciato a fare qualche produzione casalinga e da lì in poi a coltivare anche un po' lo studio e la passione di quella cosa. Poi è stato tutto altalenante, perché nel tempo durante gli anni, poi dopo ci sono periodi in cui uno si riesce a dedicare di più, a dedicare di meno, cambiano le condizioni, io ho cambiato anche tanti posti, tanti luoghi di dove vivere, eccetera, perché fondamentalmente nasco a Milano e vivo quasi tutta la mia vita a Milano, poi sono venuto qua qualche decina d'anni fa, quindi cambiando le condizioni, poi dopo è stato un po' tutto altalenante, fino poi dopo a, diciamo, al 2012-2013, anni nei quali, diciamo, cominciava un pochettino la fase calante di dove lavoravo prima, e allora mi guardavo intorno e dicevo: la birra sta prendendo piede, la produzione artigiana sta prendendo piede, potrebbe essere veramente una bella cosa, una bella scelta quella di buttarsi in un'impresa e portare avanti anche un'impresa di famiglia fatta di un prodotto che un po' tutto sommato è rimasto lì chiuso nel cassetto delle passioni quasi per tutta la vita. Cioè, per tanto tempo. Per tanto tempo, esatto, perché poi tutta la vita ha detto da me che sono schelo ancora, o perlomeno mi reputo tale, anche se i peli bianchi poi dopo non lo testimoniano, ma insomma. Tutta esperienza. E, hai già accennato all'argomento, ma nelle varie volte in cui ci siamo visti è sempre una cosa che mi hai puntualizzato e quindi mi è rimasta impressa: la qualità della materia prima. E tu coltivi il tuo orzo, come hai accennato, e poi lo porti a maltare cercando di avere una qualità e quindi una continuità nella qualità del malto che ti viene fornito, sempre molto elevata. Come sei riuscito a raggiungere questo alto standard qualitativo? Ma guarda, innanzitutto c'era l'esigenza di mantenere la filiera agricola e quindi di avere un interlocutore al quale tu dessi un lotto di produzione tua e avessi indietro poi un lotto maltato della stessa produzione, con dei certificati che lo testimoniano. E già questo, è un elemento non facile da trovare. E il tutto che fosse a dei costi sostenibili, perché poi non bisogna dimenticarsi anche che questo è uno degli elementi più importanti, anche vista l'evoluzione della birra, che la birra artigianale sta avendo, e quindi la probabilità e la possibilità che nel tempo piano piano venga anche richiesta un abbassamento dei costi di vendita e pertanto anche di produzione. E poi anche quello che ci fosse quindi una testimonianza finale anche di qualità totale. E quindi, guardando un po' qualche produttore, prevalentemente estero, ho trovato che la Weyermann faceva, innanzitutto fa un prodotto secondo me ottimo, in generale testato, ma credo che te, come magari tante delle persone che seguono, abbiano provato il prodotto Weyermann e la qualità che porta con sé, ma poi oltretutto aveva
ha promosso attraverso il distributore che è Uberti, distributore italiano locale, un meccanismo anche di traduzione anche del prodotto italiano in un prodotto anche in una specie di certificazione di qualità anche regionale. Ok? Quindi tutto quello, tutto il mal, tutto l'orzo che viene prodotto nella zona che va appunto da qua, dal Veneto orientale fino a Venezia, è stato raccolto in un comune denominatore e identificato come Malto Eraclea, che ha delle caratteristiche secondo me particolari, perché questo è un territorio che dà al frutto delle caratteristiche particolari. Non da meno, poi dopo, parlando anche con qualcuno molto più esperto di me, ho scoperto che questo territorio qua è sempre stato votato alla coltivazione dell'orzo da birra, in passato proprio già da Peroni. Quindi non è una scelta che viene da un'invenzione e da una presa di posizione estemporanea, ma viene comunque da una ricerca e l'ho voluta condividere, anche perché la trovavo un elemento che poi fosse anche, innanzitutto che portasse con sé anche quello che era il mio pensiero, che era quello appunto di valorizzare il mio prodotto come prodotto territoriale. Credendo nella qualità, perché so quello che metto nella terra. Io non mi sono mai certificato biologico, non ho neanche particolare intenzione di farlo, ma siccome la birra la faccio io e me la bevo anche io, so quello che ci metto dentro e so anche quello che metto nei campi per coltivare il prodotto che utilizzo. Quindi non devo negare niente, non devo essere poco trasparente, perché va tutto a guadagno mio personale. Certo, quindi questo è anche un approccio corretto nei confronti della clientela che ti segue che acquista i tuoi prodotti, no? Sì, è esatto. È comunque, io credo che sia la trasparenza sia una cosa importante per valorizzare il proprio prodotto, per dire a terzi, a chi lo compra, poi guarda che sotto c'è una qualità importante. Poi, importante, c'è il rispetto del prodotto, più che io sostengo che facendo le cose bene, indifferentemente dal posto, dal luogo, da tante possibilità, da tanti elementi che possono esserci, facendo le cose bene, con un filo di cura, di ricerca, anche delle modalità con cui si fanno le cose, si può solo che avere un buon risultato, perché lavorare bene vuol dire soltanto portare un buon risultato. Poi resta sempre aperta la questione del fatto che non è detto che poi piaccia a tutti, ma credo che in generale, perché poi dopo bisogna anche tirare una riga sotto tutte le cose, in generale a me piace, mi trovo bene, mi dà delle ottime produzioni, soprattutto mi dà delle ottime rese di produzioni, perché non dimentichiamoci che poi a un certo momento ci sono delle dinamiche che entrano in gioco, che non sono soltanto quelle della passione o romantiche o della parte romantica della produzione, ma sono puramente legate anche al business, voglio dire, alla buona conduzione anche dell'attività. Quindi ci vuole qualità, ci vuole bontà del prodotto, ma ci vuole anche poi dopo efficienza e tante altre cose. Sicuramente. Ti vediamo in una location spettacolare, che è quella ovviamente del tuo birrificio, e visto che si vede proprio in secondo piano alle tue spalle l'impianto, volevo un po' parlare del tuo impianto, del tuo attuale impianto, di che quantità produttiva hai, e con che frequenza.
adesso l'impianto che esiste qua dall'ottobre 2017, in questa struttura che è stata restaurata da una vecchia barchessa di campagna proprio per dar luogo all'impianto, è un impianto spadoni da 20 ettolitri, due tini, con quanti sono 2, 4, 5 fermentatori da 20 ettolitri e 3 fermentatori da 40 ettolitri, che chiaramente possono contenere delle doppie cotte, quindi per un totale di 22.000 litri di produzione più o meno. Beh, abbiamo poi una foto che ci hai mandato di una panoramica, la proietteremo tra poco, così si vedrà completamente. Se ce la facciamo, poi ci facciamo portare da te a fare un virtual tour della sala cottura. E grosso modo porta ad una produzione di circa 1.300 ettolitri, più o meno, allo stato attuale delle cose. Che tanto o poco non so quanto possa essere. Certamente è quello che per me è bene, perché è stato un incremento costante, è stato un incremento neanche troppo veloce, ma che quindi ci ha permesso di rimanere anche costanti nella produzione, nel tipo di produzione, nelle tecniche di produzione, e quindi poi dopo anche nella qualità finale del prodotto. E a proposito di questo, ti chiederei se vogliamo fare una veloce carrellata dei tuoi prodotti, insomma quelli che caratterizzano di più il tuo birrificio, di parlare un po' delle tue birre. Ma guarda, allora, io ho cominciato sin da subito a fare quasi un 6-7 birre differenti. Ho cercato di dare spazio sia agli stili, diciamo, del comparto est europeo, e sia a quelli del comparto ovest europeo, quindi quello anglosassone, al quali forse sono un pochettino più affezionato come gusto personale, ma dall'altra parte mi piacciono tantissimo le basse fermentazioni, sia per un discorso puramente tecnico e sia anche poi per un discorso anche di gusto. Fino ad oggi ci siamo portati dietro come produzione standard queste sette birre standard, che sono una Helles, una Pilsner ceca, una American Pale Ale, una Stout, una Blanche e una Irish Red Ale, una Weizen. E poi dopo, attaccate a queste qui, chiaramente adesso tra le altre cose con la location di questo nuovo impianto abbiamo avuto la possibilità anche di fare una bella tap room, che poi nel tempo è diventata anche ristorante agricolo, e che quindi ha un sacco di spine, perché lì le abbiamo messe quando abbiamo fatto la struttura nuova, e quindi vanno riempite. E oltretutto, sai, qua stiamo a tanti chilometri comunque dal primo centro abitato possibile, per cui per far venire qui le persone bisogna anche offrirgli sempre qualcosa di diverso, o almeno questa è un po' la mia idea. E quindi ogni tanto tiriamo fuori anche qualche altra birra nuova, eccetera. Diciamo che adesso in tutto siamo circa una quindicina di birre diverse, fatte tra quelle che ci sono attualmente prodotte e quelle che abbiamo prodotto nel tempo in passato. Ecco. Ho aggiunto anche birre particolari, perché mi piace ogni tanto anche correre dietro alla storia, agli stili. Ho aggiunto, per esempio, l'anno scorso, l'estate scorsa, avevamo fatto un agrogiski, che è questo historical style polacco. Quest'anno abbiamo incrementato le basse fermentazioni con una Vienna, era tanto che ci andavo dietro, e soprattutto si è riusciti
a usare orzo, frumento e anche una piccola quantità di mais di nostra produzione, perché facciamo un mais rosso che è il mais di San Martino, che è un prodotto autoctono veneto, anche quello riscoperto. Quindi la linea di condotta della scelta delle birre è un po' quella di spaziare con gli stili, perché a me piace poter accontentare tutti quanti, perché so che le amare piacciono a qualcuno, le dolci piacciono a qualcun altro. Dall'altra parte mi sono sempre sentito un dovere di distribuire cultura, e quindi ho fatto un po' stili diversi che potessero far capire anche alla gente che cos'è la birra e che cosa c'è in giro per il, cosa si può bere in giro per il mondo e cosa ha portato alla storia e la cultura della birra fino ad oggi. E dall'altra parte anche la possibilità di usare e sperimentare quello che ho a disposizione, quindi appunto le materie prime che ci creiamo noi. Abbiamo certo. Fatto qualcosa anche con il miele, perché adesso abbiamo anche un po' di miele, abbiamo qua le erbe, abbiamo il mare vicino, abbiamo la laguna diciamo vicino che fa delle erbe profumatissime, da quelle c'è il santonico per esempio, con cui abbiamo condizionato una triple per esempio fatta nel tempo, quindi poi bisogna anche un po' giocare, secondo me ci sta anche quello, è dovere di un birraio anche un po' giocare e dare ai posteri anche qualcosa di diverso. Bene, una bella filosofia quello di diffondere la cultura birraria, assolutamente, perché comunque rientra in quelle che sono le possibilità che ha un birrificio artigianale rispetto insomma all'industria, che è piuttosto standardizzata sui gusti. Invece anche la possibilità di spaziare con delle erbe aromatiche, come fai tu, con altri ingredienti, è sicuramente, poi con l'estro che ci mettiamo noi italiani, con le possibilità che abbiamo sulle nostre qualità di discernimento organolettico, insomma sono insomma note a tutti. Volevo fare con te una carrellata un po' di foto che hai pubblicato sul sito e che mi hai inviato in questi giorni. Questa è la nuova location vista dall'esterno, quindi con la tap room che poi vedremo in un'altra immagine successivamente, e questa è la parte esterna che poi viene dedicata anche alla ristorazione nel periodo estivo, ed è una location veramente eccezionale. Sì, esatto, questa qui è la parte della tap room, esatto. Oltretutto, come si vede, c'è un porticato enorme che ci dà uno spazio di gestione, soprattutto per gli eventi, favoloso. Infatti, soprattutto con la bella stagione, poi davanti c'è un parco bellissimo. Anche, per esempio, si pensava in un periodo del genere in cui si riaprirà magari con delle condizioni anche abbastanza ancora restrittive, ecco, il parco potrà essere forse anche una buona occasione per dire alla gente, per dare una possibilità alla gente di bersi una birra buona, di qualità, senza dover per forza stare tutti appiccicati al chiuso, certo. Al chiuso, quindi ecco, in questo io spero che, mi reputo un po' fortunato e spero che poi dopo dia i suoi benefici. Questo qui ti vediamo invece in un campo, nei due campi di orzo, è una foto emblematica. Questa è una foto emblematica, sai perché? Perché ho scoperto che cosa ti trasmette l'agricoltura, nel senso l'orzo per esempio, che viene piantato a ottobre e lo raccogli a giugno, fine giugno, magari primi di luglio, con tutta questa attesa davanti, vedendolo crescere durante l'anno, eccetera, non è mai pronto, aspetti le piogge, i contadini qua del dintorno ti dicono non sono contento perché c'è la terra secca, e adesso bene perché viene la pioggia, e tu segui tutte queste vicissitudini lunghe quasi un anno, poi dopo arrivi alla raccolta e hai un senso di completamento, un senso di soddisfazione talmente grande perché hai
perché ti senti partecipe di questo raccolto, che neanche quando vendi un bancale di birra forse hai così tanta soddisfazione. Beh, bello, bello. Perché tocchi veramente con mano la realtà delle cose. Come dicevi, non essendo in un centro abitato abbastanza grande, insomma i centri abitati che ci sono, Caorle, Bibione, sono abbastanza distanti dalla tua sede, però quello di organizzare eventi, quindi e ritornando anche al concetto del diffondere la cultura birraria, è sempre stato un tuo pallino. Qui ti vediamo in uno dei tanti eventi organizzati e questo è un modo, insomma, per diffondere, oltre che la cultura birraria, anche ovviamente per far conoscere le proprie produzioni. È una cosa nella quale ci hai sempre dedicato molta attenzione, no? Sì, 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 diciamo di sì. Anche qua in impianto io cerco comunque, ci siamo fissati questo obiettivo di fare, di rendere tutto quanto disponibile alla gente. Quindi tra la tap room e l'impianto di produzione c'è una balconata che serve proprio per far in qualsiasi momento affacciare le persone sulla produzione senza con questo creare poi dopo senza intervenire proprio nei momenti della produzione, che poi essendo comunque sempre una cosa, un luogo di produzione alimentare non è mai bello, eccetera. Ma allo stesso tempo invitiamo le persone a prenotarsi e venire qua per fare visita dell'impianto. Di solito noi facciamo un percorso di quasi 2 ore tra visita dell'impianto e degustazione poi dopo delle birre, con anche un po' di prodotti nostri che abbiamo fatto successivamente, che sono quelli agricoli, salumi compresi, chiaramente. Senza con questo essere banali, nel senso che cerchiamo sempre poi dopo di creare una degustazione che sia poi oggettiva, quindi con degli abbinamenti precisi che secondo noi sono quelli che valorizzano la birra e che possano essere di stimolo anche per le persone per capire bene sia che cosa facciamo e sia che cosa hanno davanti anche. Certo, certo. Quindi, qui vediamo la bellissima tap room della quale parlavi. Vedi quante linee di spina abbiamo da riempire. Sì, appunto. Cioè, sono 15. No, infatti. Ci vuole anche tanta fantasia certe volte. Esatto. Qui in un altro momento conviviale di presentazione dei tuoi prodotti. Insomma, ti tieni sempre attivo, cerchi di condividere al meglio le tue produzioni con chi vuole introdursi o conoscere meglio i prodotti della filiera artigianale. Oh, ecco qua la foto della sala in cui sei attualmente. Sulla sinistra vediamo l'impianto di produzione, poi invece sullo sfondo tutta la potenza di fuoco dei fermentatori, che insomma è considerevole, imbottigliatrice. E questo punto dal quale è stata fatta la foto, e poi il piano dal quale anche nella parte opposta, se guardiamo bene, c'è la possibilità di, credo di non sbagliare, di vedere dalla parte della ristorazione l'impianto di produzione. Poi vedo laggiù anche delle botti. Quindi... Sì, esatto. In pratica, dove ci sono le botti, quella è la parte dove è la balconata dove di solito si può, dalla quale si può accedere per vedere l'impianto senza entrare fisicamente in produzione. E di quelle botti raccontaci qualcosa. Le botti che non si dovrebbero, che di questi tempi adesso non si dovrebbero vedere perché sono abbastanza clandestine, nel senso che. Che da con l'ultimo decreto sai che non sono state menzionate e quindi sono un po' borderline per il momento, eccetera. Però diciamo che noi, quelle lì sono botti che adesso hanno 5 anni, erano botti dove tenevano l'Armagnac, e le usiamo per fargli fare, diciamo, 50 giorni di invecchiamento circa alla birra di Natale. Che è una strong ale
aromatizzata con il figo moro da Caneva, che è un frutto particolarissimo, è sempre qua della zona, anzi forse in questo caso un po' più della tua zona. Esattamente, sì. È un frutto IGP, quindi di origine protetta, ed è uno dei pochi frutti che rilascia maltosio. Quindi molto interessante, perché entra proprio nel corpo, sia nel corpo che nella struttura della birra. Non è invadente, non è stucchevole, dà veramente un bel aroma alla birra. Ottimo, vabbè, buono a sapersi, quindi a Natale sappiamo che c'è anche un buon prodotto periodico, insomma, della stagione, stagionale. Ieri poi mi hai mandato questa foto con un commento che poi volevo legare a quella successiva, mai fermarsi. In effetti siamo in un periodo un po' particolare, come tutti sappiamo, insomma, siamo relegati nelle nostre abitazioni, i birrifici stanno in qualche modo organizzando, però manca il momento di condivisione conviviale, e quindi ovviamente il consumo di birra ne risente. Per questo ho creato questa diapositiva andando a prendere una mappa creata dalle birrerie di Milano, che ha cercato di radunare tutti i birrifici in Italia che si sono organizzati con il delivery, quindi con la consegna a casa dei propri prodotti. E questo ovviamente lo fai anche tu. Qui vediamo con un pallino giallo, quello più in basso, l'esatto posizionamento del tuo birrificio, e poi nella descrizione il fatto che consegni, cioè una consegna a domicilio per la zona di Porto Gruaro, che è poco più a nord della tua sede, e ti sei avvalso di un sito, ortiapedali.it, per la distribuzione. E ti volevo chiedere come sta andando, cosa si riesce a fare con questo delivery? Beh, innanzitutto aggiungo che comunque faccio è attivo comunque il normale shop online che c'è sul sito internet, e spediamo comunque costantemente dappertutto. Ho dovuto fare questo perché per noi non siamo a ridosso di una città dove posso prendere il furgone e andare a fare consegne da solo, perché comunque girerei tanti chilometri, probabilmente disperdendo quel piccolo guadagno che uno può fare con le consegne a domicilio. Per cui mi sono appoggiato a quell'organizzazione lì, che poi dopo organizzazione è una ragazza bravissima con una bici elettrica e un cassone che va in giro a consegnare prodotti della terra tutto il giorno e con discreta fortuna. E anche per quello che riguarda le birre artigianali, devo dire più o meno a maggiore o minore attesa, però sta andando abbastanza bene. Abbiamo anche qualche altro poi delivery anche sulle città, eccetera, che fa questo tipo di servizio, tipo wine delivery su Milano, Bologna, Firenze, credo, queste cose qua. Che però sono quelli che ti consegnano proprio sia vino che birra direttamente, tipo nell'arco di mezz'ora a tavola, quando lo richiedi. Le altre invece sono, lo shop online invece chiaramente porta una consegna con corriere, che quindi in questi tempi forse va via anche qualche giorno. Ecco. Comunque diciamo che non sta succedendo niente di eclatante, nel senso che potrei dirti che più o meno abbiamo, rispetto all'anno scorso di questi tempi, abbiamo perso quasi, diciamo, l'85-90% del fatturato. Teniamo in piedi le cose, giustifichiamo l'apertura, tanto comunque qua in ogni caso dovrei venire, perché ho anche parecchia birra in maturazione dentro i maturatori, per cui poi di cose da fare ce ne sono. Non è che puoi prendere e chiudere la porta e dire bon, ci rivediamo tra un mese, è tutto chiuso, così. Anche perché lo stop è stato abbastanza repentino, insomma,
Noi l'8 di marzo eravamo aperti anche con la tap room, il 9 di marzo abbiamo chiuso e abbiamo deciso, va bene, chiudiamo e riapriamo il 3 di aprile, perché il 3 di aprile doveva essere inizialmente il target più vicino. Quindi non è che puoi da un giorno con l'altro chiudere tutto quanto. E quindi cerchiamo di stare su con questo delivery, ma anche, diciamo, per portare avanti un po' il verbo, per portare avanti il marchio, per farci conoscere, perché sai, comunque sono delle occasioni in cui magari vai a toccare anche qualcuno che prima non si era neanche mai avvicinato alla birra, perché non aveva avuto l'occasione, magari insieme a un cesto di insalata o a una pagnotta che arriva da un inusuale, fondamentalmente, gli arriva anche un cartone di birra artigianale a cui non aveva mai pensato. Quindi ci sono, come dicono, com'è che è il discorso che la parola crisi in cinese vuol dire opportunità, no? Ed è forse anche un po' vero. Bisogna cercare un po' di vivere, di costruirsi delle opportunità, visto che tanto non è che abbiamo tante altre alternative. Infatti, sfruttando il momento, sperando che questa chiusura non si protragga più di tanto, perché potrebbe cominciare a diventare veramente troppo impegnativa, no? Esatto, questo sicuramente, quello è la cosa più importante ed auspicabile, e sennò veramente si diventa grave, anche per il proseguo, perché poi sai. Infatti, perché poi la ripresa sarà ancora più dura, poi, perché ovviamente non potrà ripartire tutto come se nulla fosse, ma ci vorrà una certa gradualità, e in questa gradualità c'è bisogno ancora di segnare un po' il passo, e quindi se non avviene in tempi abbastanza ristretti, comincia a diventare veramente una situazione difficile da gestire. Bene, io Gianluca ti ringrazio te, il birrificio B2O, per averci ospitato virtualmente. Non so se abbiamo la possibilità di fare un tour virtuale girando la telecamera. Qui sono tutti quanti fermentatori, qua abbiamo anche la cotta di ieri che facevi vedere nella foto, che come vedete sta... È partita. È partita, grande. Questa è la sala cottura, vi dicevo, sono due tini da 20 ettolitri. Là c'è quel cassone là centrale, è il computer di controllo. Questi sono i tini dell'acqua di processo, le celle. Là sopra, che era la posizione dove ho fatto la foto, è un soppalco dove tengo un paio di le prime due cotte programmate, e poi anche il mulino. Questo è lo scambiatore, il chip di lavaggio. Là dietro, come vedete, che c'è, dove dopo le frange c'è il magazzino. Insomma, l'imbottigliatrice. L'imbottigliatrice, esatto. Qualche cosetta in giro, diciamo. Poi dopo qua abbiamo, insomma, tavoli d'appoggio, frighi per un po' di cose. Qua c'è il tino di priming. Là abbiamo l'angolo per fare un po', ci facciamo un po' di autoanalisi, per controllare un po' la qualità. Questo qua è il collettore per l'infustamento, e noi facciamo tutto quanto rifermentato. Diciamo che lo spazio non ti manca. No. Diciamo che ce n'è tanto vuoto, perché auspichiamo di aumentare la produzione, quindi poter piano piano riempire lo spazio con degli altri fermentatori, e poi e piano piano magari non girarsi più, però questo lo speriamo, dai. Bene, Gianluca, io ti ringrazio, spero che questo video piaccia agli amici di On Brewing Pils, ma sono sicuro di sì, perché li stanno seguendo tutti quelli delle visite ai birrifici. Questa è la terza visita che facciamo. Grazie Gianluca, io spero vivamente e sinceramente di venirti a trovare il prima possibile, perché vuol dire che tutto sta ripartendo come sempre in breve tempo, e quindi che la produzione, anche che la tua produzione, come quella di tutti gli altri birrifici, riparta alla grande, e speriamo, come dicevi tu,
con questa, tra virgolette, situazione che può essere trasferita in opportunità, possa partire ancora meglio di prima. Gianluca, grazie ancora, sei stato gentilissimo e alla prossima. Grazie a te e grazie a tutti quanti. Arrivederci.